cinica, determinata, solida, la Fidelisandria sa soffrire per un tempo contro il Santa Maria Cilento, avversario ultimo in classifica ma tutt'altro che dimesso. Poi passa in vantaggio nel recupero di frazione e chiude la pratica nella seconda parte di Giambuzzi, autore di una doppietta, e Cecere, i gol che decidono la partita. 0-3 e quarta vittoria di fila per i biancazzurri. Le formazioni: Giuseppe Scaringella, la prima in panchina da allenatore capo, dopo 4 turni di squalifica va avanti con il 4-4-1-1. Fidelis con Strambelli a supporto di Jefferson in attacco, corsie affidate a Giambuzzi e Venanzio, torna Feula in regia accanto a Cancelli. 3-5-1-1 per Gianluca Esposito nel Santa Maria Cilento, tanta densità in mezzo e fiducia nell'estro di Catalano a supporto di Tedesco. 15 secondi e la Fidelis va al tiro con Giambuzzi, grande estro al volo, spina, blocca, alba di una domenica da ricordare per il 23 biancoazzurro. Poi Jefferson prova la giocata volante su fallo laterale di Giambuzzi, tocco astuto che termina sulla parte alta della rete. Al quarto d'ora i padroni di casa perdono Tedesco per un problema alla caviglia, dentro Gaeta e Brugaletta, poi a suonare la sveglia, scambia con Catalano e Borgia, approda al limite dell'area ma il suo destro è bloccato agilmente da Baglietti. Poi è Catalano su punizione a provarci, traiettoria respinta, ancora Catalano con il destro, Baglietti ci mette la punta dei guantoni. Su schema dalla bandierina, Campanella fa da sponda per Koulibaly che ammortizza con il petto ma calcia alto da buona posizione. Infine è Catalano dai 35 metri a provarci con il destro, Baglietti blocca. Superata questa fase del match, la Fidelis rimette il naso nell'area avversaria, Strambelli disegna con il sinistro, Venanzio va di testa sul primo palo, al lato. Santa Maria Cilento pericolosa poi su un pallone perso da Feula, Gaeta approdato al limite ci va di destro, ancora Feula in estirada, rimedia all'errore. Altro pallone poi perso dal centrocampo ospite, Catalano apparecchia per Chironi che stoppa e calcia dai 25 metri, traversa sfiorata. Finale di frazione in crescendo per la Fidelis, punizione a giro di Strambelli, spina ci mette i pugni, anticipa Donida. Poi è Venanzio ad andare vicino al gol ma è murato da Campanella al momento del tap-in su assist da sinistra di Strambelli. Ancora il 10 bianco-azzurro, Pennella da destra, Venanzio prende alle spalle Maiese ma da ottima posizione non trova la porta. Nell'occasione il 20 della Fidelis accusa un fastidio all'adduttore ed è sostituito da Cecere. Nell'ultimo dei 3 minuti di recupero l'Andria passa, Strambelli, Pennella su punizione, Giambuzzi fa irruzione a centro area e beffa spina con una precisa torsione. 0-1 e copertina per il 34enne argentino. Avvio intenso nella ripresa del Santa Maria Cilento che va un passo dal pareggio dopo 90 secondi, Gaeta calcia da destra, Brugaletta toglie il pallone dalla porta con una deviazione che finisce tra le braccia di Baglietti. Altra incursione per vie centrali, Gaeta combina con Chironi, Padalino in diagonale salva, poi Nunziante e Catalano non capitalizzano. A questo punto Scaringella richiama Feula per Bottalico e passa al 4-3-3. Poi toccherà Michele Scaringella per Jefferson, Santa Maria Cilento che inserisce Dauria, Ventura e Ferrante per Coccino, Chironi e Borgia. La Fidelis chiude la partita al 74esimo, Giambuzzi avvia l'azione, chiede lo scambio a Cecere, riceve da Michele Scaringella e una volta in aria calcia sul primo palo, spina, tocca ma non basta. 0-2 Fidelis, quota 6 gol per Giambuzzi in campionato. 4 minuti arriva anche il tris su un calcio d'angolo per i padroni di casa, la Fidelis parte in contropiede, Strambelli in campo aperto lancia Cecere che va in fuga, parte dalla sua metà campo e con il piattone batte spina. 0-3 e ritorno al gol per il classe 2005 a 3 mesi dall'ultima volta, nella stessa porta, sullo stesso campo contro la Gelbison. Fidelis che rischia di dilagare, Strambelli con il tacco per Russo in campo aperto, cross al centro e Maiese rischia l'autorete per anticipare Michele Scaringella a centro area. Ultima giocata della partita del 10 che lascia il campo a piccioni tra gli applausi del settore ospiti. Nel finale doppia chance per Bottali, prima ci prova su punizione con il sinistro ma spina c'è, ancora il numero 11 flirta poi con il gol, contropiede in campo aperto guidato da Michele Scaringella, Bottalico tenta lo scavetto ma spina salva. Ultima emozione prima del fischio finale, Fidelis ancora terza in solitaria con 48 punti, tanti quanti gol segnati, a meno uno dal Martina. Nel prossimo turno al degli Ulivi arriva il Gallipoli, Santa Maria Cilento fermo a 21 in coda e atteso dalla trasferta di Altamura.